nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Ci mettiamo a tutti seduti. Perché questa festa? Questa festa che ho voluto proporre fa parte del calendario dei festeggiamenti in onore del 30° anniversario della nostra parrocchia. È un'iniziativa che il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha accolto con gioia, aderendo all'iniziativa insieme al Comitato Migrantes, che quest'anno è più numeroso, in quanto coinvolge anche la scuola di Guardavalle Marina, il sito Guardavalle Online, che sta trasmettendo in diretta tale evento, traducendo poi in varie lingue sia la preghiera dei fedeli che tutto il resto, e la CR, che dopo la messa animerà la festa per i bambini. Vista l'esperienza positiva dell'anno scorso, quando abbiamo celebrato l'evento a livello diocesano, quest'anno abbiamo aggiunto alcune novità, tra cui l'incontro con i docenti dell'Istituto Comprensivo di Aldo Moro di Guardavalle, alla presenza di Don Piero Pugliesi, attualmente direttore dell'Ufficio Migrantes della nostra Arcidiocesi. Il tema centrale di questa celebrazione rivolto in particolare ai nostri fratelli e migranti, perché la storia si costruisce attraverso il futuro e la memoria, non nostalgica del passato. Dio, nel libro del Levitico, così ci educa. Il Signore parla di Israele. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore il vostro Dio. Facciamo che il Signore, invece di parlare agli israeliti, parli a noi italiani. E al posto dell'Egitto mettete pure il Belgio, Germania, Olanda, Stati Uniti d'America, a vostra scelta. La maggior parte di noi vive ancora l'esperienza e il dramma delle migrazioni. Anche il nostro caro Don Gregorio Montillo, che ringrazio per aver voluto presiedere la celebrazione eucaristica, ha vissuto l'esperienza delle migrazioni. Ho desiderato questa festa partendo proprio dall'esperienza dell'anno scorso, quando dopo la festa ricevetti la telefonata di un emigrato che, avendo seguito la celebrazione via internet, mi disse: voi non sapete quanto è stato importante per me quello che avete fatto. Il nostro essere qui non è tanto per dire ai nostri fratelli migranti e gli immigrati che non li abbiamo dimenticati e che non li stiamo ascoltando, ma è per dire loro grazie. Il vostro lavoro è costruire una memoria del cuore. La festa di questa domenica ha una finalità nobile. Siamo fratelli perché figli dell'unico Dio. Il sacramento eucaristico che ora celebriamo è il segno della condivisione vera che Cristo, come sommo maestro, ci ha testimoniato. Alcuni anni fa, in un cartone animato, sentivo questa espressione: chi è lo straniero? Un amico che ancora non conosci. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà, Signore, pietà, Signore,
misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E così facevano comprendere la lettura.
Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio. Vediamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio redentore, le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio. Degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri via dell'annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Libro di Roberto, libro di Rigolo di Schwester, libro di Inga, libro di Cristo, e se si riflette in ir in guarda valle marina, disse scrosse fest migrantes, ma il clam das file, überall in der Welt, sehr zufrieden sind. Mi state guardando trasformati, bambini. Ed è giusto, e io ho iniziato così per fare rendere cosciente proprio il grande problema che trova sempre un emigrante o anche un immigrato lasciando la propria patria, non può comunicare perché la lingua è completamente diversa e quindi blocca tutte le relazioni. C'è bisogno di persone che facciano da intermediari. E guardate come brutto, come voi mi avete guardato adesso così, ma che sta dicendo quello là? Ecco, dovete pensare che ogni parola, ogni gesto di colui che va in una terra straniera è come un uomo. Tu ti trovi praticamente dinanzi a un muro, non ti capisco. Questo ha delle conseguenze enormi per una persona. Come possiamo sentirci a nostro agio, appunto, in un ambiente dove noi non capiamo neanche la lingua? E allora, molti di voi che sono stati anche emigrati, capiscono anche il perché gli italiani, gli spagnoli, i portoghesi, ecco, tutti si trovano insieme quando non devono lavorare. E perché? E perché almeno sentono parlare nella propria lingua. È duro, vi dico, io l'ho sperimentato anche sulle mie spalle. Avevo appena finito la maturità classica e sono andato in Svizzera, andato a studiare in una università teologica e si parlava tedesco. Per fortuna ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato. E qui già notiamo l'importanza anche per noi che siamo qui di porgere una mano di aiuto anche ai nostri immigrati che vivono tra di noi e che spesso noi lasciamo da parte e ci meravigliamo, come si meravigliavano per esempio in Svizzera gli svizzeri, che quelli si trovano sempre insieme e con chi devono andare. Ebbene, alla fine degli anni 60 era l'apice dell'emigrazione in Svizzera, c'erano delle ondate tremende di xenofobia, cioè di odio o rigetto dello straniero. C'erano le famose prese di iniziativa politica
di un onorevole che si chiamava Schwarzenbach, che è il nome brutto, sapete che significa? Fiume Nero, e lo era veramente, eh? E io, da giovane studente, mi sono detto, io tanto aiuto, ma io devo fare pure qualcosa. E ho fondato un circolo di giovani, misto però, italiani, svizzeri, spagnoli, in modo che si incominciasse a dialogare. E lì, con questi giovani, noi andavamo, non aspettavamo che gli altri venissero da noi, andavamo soprattutto nelle baracche dove c'erano molti italiani, perché in quegli anni c'erano molti stagionali, era difficile avere dei permessi che consentissero di rimanere più a lungo. Andavamo lì e ora che ci rifletto, anche molti dei nostri connazionali erano nelle stesse condizioni come molti dei nostri immigrati qui. 10-15 insieme, oppure le case più vecchie. Vedete come si ripetono gli schemi dell'immigrazione. E vi racconto questo perché noi non lo dimentichiamo, perché tutte le nostre famiglie hanno avuto appunto delle persone in immigrazione. E che non facciamo gli stessi errori come noi li abbiamo vissuti sulle nostre spalle altrove, perché è molto facile. Quanti pregiudizi. E una volta diventato sacerdote, io non ho voluto, e il vescovo era anche d'accordo con questo progetto, di non andare in una missione italiana. Perché? Perché a me è sembrato importante che un italiano, uno straniero, lavorasse come sacerdote in una parrocchia di lingua tedesca svizzera, in modo che si vedesse che anche gli altri hanno qualcosa da dare. E all'inizio c'era costernazione, come un italiano è noi qua. Ma l'esperimento è andato molto bene, tanto che i miei colleghi sacerdoti poi mi hanno eletto anche decano. E quindi questa meraviglia si moltiplicava sempre di più, ma è stata un'esperienza bellissima, che valse certamente molto di più di tante iniziative politiche, almeno nella zona, sul lago di Zurigo dove mi trovavo. E allora si comincia un po' anche a rispettarsi come persone, a rispettarsi, conoscere l'altro è quindi un elemento importante. Ma per conoscere l'altro bisogna conoscere anche la lingua. Nel mese di ottobre, scusate, le missioni, la messa delle missioni, noi a Davoli Marina abbiamo invitato i senegalesi. Ma quante difficoltà per farli venire, perché ci sono veramente dei muri invisibili, eh? Ma poi abbiamo fatto degli incontri. Cosa è venuto fuori? Il timore di questi senegalesi di avvicinarsi, perché sulla strada nessuno li saluta. È come se fossero una pianta, un'altra. E quando c'è un po' di attenzione, ecco che cambia tutto anche in queste persone. Io non lo so quanti immigrati avete qui a Guardavalle Marina, ne avete? Guardate anche tra di noi, chiediamoci, quando ho preso io l'iniziativa per salutare uno di questi immigrati? Vedete,
che allora, riflettendo sulla nostra esperienza di emigrati e riflettendo anche su quelle che sono le nostre esperienze qui, noi dobbiamo agire anche di conseguenza, anche perché come Chiesa, e questo è importante, la Chiesa è una realtà che cammina con tutti, questo ci diceva il Concilio Vaticano II. La Chiesa è la presenza appunto di una comunità dove non ci sono stranieri, perché il Maestro Gesù è venuto per salvare tutti gli uomini, per salvare, ecco, gli uomini di ogni nazione e di ogni colore, e per mostrare a noi il vero volto di Dio. L'abbiamo sentito nel Vangelo di oggi. Qual è stata la missione di Gesù? Io sono venuto, dice Gesù, per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare un anno di grazia del Signore. Se noi meditiamo su questi 5 punti del programma della missione di Gesù, notiamo alcuni elementi che un po' ci scuotono, anzi direi forse ci scandalizzano. Gesù ha scomparato prima di tutto tanti pregiudizi, dicendo con chiarezza che egli è venuto perché la vita fiorisca, perché tutti si possano sentire bene, per la felicità di tutti. E la prima cosa che noi capiamo, Gesù si schiera. Gesù è imparziale. Perché? Perché si mette dalla parte dei poveri, dalla parte dei malati, dalla parte dei bisognosi, dalla parte di coloro che vengono oppressi. Egli è venuto a dire che Dio è un liberatore e che lui non sarà mai dalla parte di chi opprime, di chi comanda in modo giusto, ingiusto. Allora vedete che questa presa di posizione di Gesù per noi ci porta anche in un'altra direzione. Gesù è venuto non per ricevere i peccatori e perdonarli, ma per andare dai lontani, da coloro che sono lontani da Dio. È una nuova missione, come vedete. È una indicazione chiara anche per la comunità cristiana, che non deve restare qui nelle quattro mura della Chiesa. È facile essere cristiani in Chiesa, no? No, noi dobbiamo andare, portare agli altri il messaggio di Gesù, che è un messaggio di liberazione, è un messaggio, ecco, di una notizia meravigliosa, e cioè che Dio è venuto per la felicità dell'uomo. E qui è semplice il passaggio a una ulteriore riflessione. Secondo voi Dio ha creato fratelli e fratellastri? Noi italiani siamo migliori degli africani, quelli sono figli di Dio di secondo grado. Notate come contraddittorio questo nostro modo appunto di riflettere e di pensare. Ebbene, cari fratelli e sorelle, proprio quest'anno il Papa, nella giornata delle migrazioni, ci ha detto che Dio non abbandona mai la sua creatura. Fede e speranza riempiono spesso il bagaglio di coloro che emigrano, consapevoli che con esse non possiamo affrontare il nostro presente. E qui allora anche gli immigrati
grandi che sono in mezzo a noi, perché vengono qui? Per le stesse motivazioni per cui noi siamo andati all'estero. E non è che questa immigrazione è finita, lo vediamo, è iniziato dal capo. Si comincia di nuovo a lasciare le nostre terre, i nostri giovani, diceva Don Roberto, soprattutto gli universitari, se ne vanno, sono i veri migranti, non ritornano più da noi. Le intelligenze, quelle persone di cui la nostra società avrebbe bisogno, se ne vanno. Come importante era questo giorno, avete fatto bene a creare questa festa in questa vostra così bella e viva comunità. Però, vedete, non possiamo solo festeggiare, dobbiamo farci dire anche alcune cose critiche. E io vorrei riassumere alcuni, perché i problemi sono tanti. Prima di tutto dobbiamo ricordare, è vero, la Calabria è una terra di migrazione, ma anche notiamo in questi ultimi tempi di immigrazione. E noi non dobbiamo solo pensare a quelli che sono qua, che vengono qui da noi, ma come dicevo prima, anche a tante famiglie, tante nostre famiglie, che non hanno possibilità qui di costruire il futuro. Una seconda osservazione, vedete, il lavoro, anche il lavoro degli immigrati, ha la stessa dignità del nostro lavoro. E allora lo sfruttamento della manodopera immigrata è una grave offesa dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. E qui dobbiamo batterci il petto. Stiamoci attenti, perché, dicevo prima, di dalla parte dell'oppresso. Mettiti la mano sulla coscienza quando tu paghi un immigrato. Non dire con facilità, beh, tu ti devi accontentare. Inoltre, cari fratelli e sorelle, un altro problema enorme che anche noi abbiamo vissuto all'estero, qual è? La difficoltà del ricongiungimento delle famiglie. Quanto abbiamo lottato qui in Svizzera, per esempio, e quanti problemi porta anche un ricongiungimento, perché porta anche i problemi sociali, problemi scolastici. Quante volte sono stato chiamato perché mediare, soprattutto nei problemi scolastici, perché mentre qui da noi si va alle superiori, per esempio, dopo la terza media, in Svizzera, per esempio, si va alla scuola media, che non è unica, ma ha tre direzioni diverse. I più bravi vanno da una parte, quelli così così continuano un'altra direzione, e quelli che hanno meno, hanno più difficoltà, vanno a una scuola particolare o speciale. Voi mi dite, da una parte è bella, c'è una selezione, dall'altra parte però sono quelli che si sviluppano un pochettino più tardi, perdono tutte le possibilità e le chance che hanno. E allora quanti nostri bambini finivano nella terza categoria? Ed era difficile convincere anche i maestri che la mancanza, per esempio, del fatto che i nostri bambini sono irrequieti e quindi non si concentrano per lo studio, non è soltanto una questione, diciamo, caratteriale. Ma tanti dei nostri bambini non capivano affatto o pochissimo la lingua, come potevano procedere bene nelle materie? Allora vedete come le cose sono concatenate. Le famiglie anche degli immigrati qui, qualcuno vorrebbe portare, però non trovano le case, perché noi non diamo agli immigrati, non fittiamo la casa. Mi dite, non pare,
Guardate la tragedia della situazione. Oggi non pagano neanche gli italiani. Vedete come si dibattono queste cose. Inoltre, ogni persona, cari fratelli e sorelle, deve avere il diritto sia di emigrare, ma soprattutto anche di creare le possibilità perché possa restare nella propria patria. Questo vale per i nostri giovani. È una rabbia vedere partire ogni fine settimana tanti giovani. E li vedo con i pullman che passano dalla parrocchia, là vicino alla parrocchia. Questi giovani, soprattutto dopo Natale, con un mare di valigie, che devono andare via. Queste forze che sono le più vive, le migliori, i politici non possono soltanto guardare, devono creare, ed è un segno di democrazia, se non solo qui in Italia, ma anche nei paesi dei nostri immigrati, si combatte per avere situazioni veramente da poter dare la possibilità ai giovani di restare nel loro tempo. Noi qui abbiamo anche dei problemi particolari. Lo sapete che abbiamo 650.000 bambini come voi, ragazzi, che non hanno la possibilità di ricevere la cittadinanza italiana, nonostante siano nati qui. Perché? Perché noi qui in Italia abbiamo una legge che si chiama jus sanguinis, cioè se tu sei figlio di quello sei pure tu anche così. Mentre nella maggior parte delle nazioni europee il vige, e anche in America, la cosiddetta jus soli, dove uno è nato, di là è anche cittadino. Noi in Italia abbiamo una legge che fa aspettare tantissimo finché uno riceve una cittadinanza. Non 5 anni, ma 10. E allora, guardate che perdiamo un sacco di forze, di bambini che sono completamente come noi italiani, ragazzi, diciottenni, che potrebbero essere una fonte di crescita anche per la nostra società, ma non lo possono fare perché appunto non ricevono la nostra cittadinanza. Bene. Io voglio concludere perché ci sarebbero tante cose da dire, e avrei tante cose da dire, però vorrei concludere con questo pensiero, soprattutto religioso. Voi trovate nell'anno dei 30 anni della parrocchia, ed è giusto che prendete in conto tutte quelle che sono le difficoltà, le gioie, le speranze delle persone che abitano in questa bella comunità. Ebbene, Paolo VI diceva che nessuno nella Chiesa è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano, perché come dice San Paolo non vi sono stranieri né ospiti, ma come citava Don Roberto all'inizio, cittadini, concittadini dei santi e familiari di Dio. E allora per voi qui a Guardavalle Marina, bene, accogliere sì lo straniero, ma non basta. Dobbiamo cercare di accettare, accanto alla presenza straniera, anche questa fatica quotidiana, delicata, che richiede anche una comprensione e una accettazione da me personalmente. Il Signore che si è fatto viandante e via, possa guidare i nostri passi, fratelli e sorelle, sulla via di una pacifica e anche fruttuosa convivenza. Amen.
pieni di fiducia, vogliamo professare la nostra fede che è per tutti uguale, anche se cambia la lingua. Credo in un solo Dio. Amici migranti che vivono qui.
dove hanno portato innanzitutto il pane e il vino, che sono il segno della nostra, del sacrificio cristico che ora stiamo celebrando. Adesso vedete portato il segno dell'Australia. Il segno del Sudafrica. Adesso il segno della poesia in tedesco, il segno della Germania. Non dimenticare la nostra terra, ci scrive un giorno della Germania. Il segno della Svizzera. Il segno dell'Argentina, mate. Il segno della Tunisia. Il segno del Marocco. Segno del paesaggio francese. E infine adesso verranno consegnati il segno di ricordo che i ragazzi della scuola di Notre Dame consegneranno poi al fine della celebrazione. Forme e sapienza
formi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, unita ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Cristo tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato celebrare questi misteri. Den am Abend, an dem ausgeliefert wurde und sich den Leib unterwarf, nahm das Brot, sagte Dank, reichte in seinen Jüngern und sagte, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immaimolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi il sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Francesca Maria Cabrini, tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra. Tu servo il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Vincenzo, il Collegio Episcopale, tutti il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli dei punti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, un Cristo e in Cristo, a
a te Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Anche se in linguaggi diversi, tutti però, invochiamo lo stesso Padre, che è il Padre di tutti, e pieni di fiducia diciamo: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Sempre nella Santa Messa noi preghiamo per la pace, che poi ci auguriamo e sia la pace con te. Unter Friede sei mit dir. E sua la bea virtua e il dispiegue tanti linguaggi e sia la base con vosotros tanti linguaggi che però hanno lo stesso contenuto. Signore Gesù, non guardare ai nostri peccati ma la fede della Chiesa e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Le figlie del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione fraterna.
O Dio, che in questi santi misteri ci ha nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre nel tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica voi il vostro lavoro, le vostre famiglie, tutti i nostri cari vicini e lontani, Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Messe finita, date in pace. Vediamo, grazie a Dio. Ci mettiamo da tutti seduti. In occasione del collegamento che abbiamo via internet, tutti i nostri amici che sono appunto in altre nazioni, vogliamo salutarli tutti quanti nelle varie lingue, in modo particolare per dimostrare insieme a loro l'unità di un'unica Chiesa. También a todos los argentinos migrantes en Italia. Todavía es un efecto que deseamos mucha paz en toda la familia y ustedes. In Gospel Matthew 18, Jesus says, "Where two or three are gathered in prayer in my name, there am I." These words fill our hearts of joy because we have lived the wonderful experience of this Holy Mass together. All of us, near and far, united in the name and love of God. This makes us feel nearer to our parents, our relatives and friends that live around the world. We hope that the families of migrants witness with their life religious and moral values to which they are the bearers and transmit them to future generations. Looking forward to the other opportunities like this, we greet all our friends living in English-speaking nations. Wir möchten jetzt unsere Schwestern und Brüder, die in Deutschland, Österreich und Schweiz leben, grüßen. Sie sind immer in unsere Herzen und in unsere Gebete. Und wir hoffen auch, dass sie bald wieder in ihre Heimat zurückkehren können. À tous les immigrés qui sont en France, en Argentine, en Afrique du Sud, j'adresse une pensée spéciale et affectueuse. Je crois que tout le monde peut comprendre ce que peut ressentir un immigré qui quitte son pays, sa famille, ses amis, en emportant avec lui ses souvenirs, sa culture et sa façon de vivre pour s'installer dans un pays où il ne connaît ni les personnes ni la langue. Et par respect pour le pays qui l'accueille, il a le droit de s'adapter en apprenant à parler et en respectant les lois sans s'imposer. Souvent, la nostalgie le frappe et pense à tous ceux qu'il a quittés et chaque retour dans son pays est pour lui comme un pèlerinage. To all Australian brothers and friends that have lived through the drama of distance from their native land, I wish that the World Diet for Migrants is for all an inspiration to live with absolute fraternal love, without distinction and without discrimination, to build together a better world. Dopo tutte queste lingue, giustamente bisogna parlare anche nella nostra lingua. Come vino, chiamo Giosalona, mangiamo, giustamente bisogna dirlo anche la nostra lingua, giustamente la nostra lingua dialettale, non bisogna perdere il nostro lingua dialetto. Poi ci sono i coglioni, anzi, collegamento con i miei amici dell'Argentina, il Cioma, chiamava Gasperina, giustamente, ma siete io, mi chiamavo Cioma. Il Cioma distribuisce il ricordo di questa giornata. E poi vorrei salutare i nostri fratelli migranti e migrati con un gesto che forse considero veramente il più bello, perché ci ricorda ognuno di noi la nostra origine, perché il canto nasce da un'esperienza che abbiamo vissuto.
adesso tutti insieme ci mettiamo in piedi e in un certo senso cantiamo adesso insieme il nostro canto, che in un certo senso è il nostro inno regionale.